Ciao a tutti, oggi parliamo di legato. Molte persone si confonderanno perché questa parola legato viene utilizzata in musica in diversi modi, cioè esistono diverse cose, esiste la legatura di valore. Io non sto parlando di legatura di valore, io sto parlando di, si chiama il legato e finisce qua la parola. Allora, questa parola che vado a spiegare è praticamente la capacità di suonare la successiva nota sulla chitarra con un decadimento naturale della precedente nota, senza stopparla. Cioè, nel precedente episodio abbiamo spiegato come stoppare le corde, ma noi stoppavamo le corde perché, per esempio, una nota durava una pulsazione, quindi se io passo, per esempio, dal Mi e devo suonare il Do, allora distendevo leggermente il dito, facevo questo. Distendevo il dito, quindi stoppavo il Si e suonavo il Do. Ma questo perché la nota precedente durava una pulsazione. Ma se la nota, per esempio, se il Mi deve durare due pulsazioni, voi non potete e dovete suonare il Do, voi non potete fare questo e lo stoppate, perché il Mi deve durare due pulsazioni, quindi deve continuare a suonare. Quindi in questo caso voi suonate il Mi e suonate poi il Do. Quindi in questo caso lo suonerò in maniera perpendicolare. Se voglio stoppare la corda precedente, lo suono in questa maniera qua. Ora, il legato è praticamente l'opposto, quasi l'opposto dello stoppare le corde. Cioè, praticamente, quindi il legato è proprio, ha il proprio significato italiano di legare due note. Cioè, guardate, l'unica cosa per capire bene il legato è metterlo in contrapposizione al suo opposto, che è lo staccato. Allora, il legato, per esempio, se noi facciamo queste due note, questo qua è il legato, sentite? Cioè, non c'è un break, non c'è un tempo morto tra le due note, sono legate. Questo qua invece l'ho staccato. Quindi ripetiamo, legato, staccato. Facciamo un altro esempio di Do in legato. Scala di Do in staccato. Vedete la differenza? L'unica cosa che vi voglio dire è come avete capito, lo staccato si fa, cioè se io premo una corda allungo il suono, ma se io lo stoppo, faccio lo staccato. Per fare il legato, praticamente dovete tenere il dito sulla corda. Fa lo staccato. Ora, attenzione che se voi fate lo staccato, lasciate velocemente, voi fate sentire la corda di rilascio. Quindi lo staccato si fa rilasciando la corda, ma quasi stoppandola immediatamente e facendolo lentamente. Se voi sbagliate, fate questo. Attenzione, non rilasciate veloce, se no fate altre tecniche della chitarra. L'ultima cosa è che il legato si rappresenta sullo spartito con una curva sopra che collega più note. Vi ricordo, una curva sopra, non una curva sotto. Grazie, alla prossima.